con Franca Loisini all'Antenna Awards, un premio dato da un'accademia di giovani artisti, a lei che è un'eccellenza, una colonna portante del giornalismo italiano. Mi gratifica molto, io spero che sia stato un po' da stimolo, di fare da stimolo a chi vuole intraprendere questo lavoro, dicendo che è un lavoro meraviglioso, che bisogna così affrontare anche pensando che la strada è lunga. E bisogna farlo con passione, con impegno, anche con sacrificio, ma anche con tanta gioia, perché è un mestiere meraviglioso, insomma. E noi oltretutto, cioè il nostro mestiere, dobbiamo noi essere al servizio degli altri. Quindi veramente sì, è questo nostro mestiere sempre con grande umiltà, che è la sola dote che io mi riconosco. Quindi tutto il resto, grazie, lo lascio al servizio degli altri. Ma qual è il segreto per la longevità di Storie Maledette? Che veramente il programma, tutti gli italiani almeno una volta nella vita hanno visto Storie Maledette. Qual è il segreto di questo programma? Ma il segreto anzitutto è quello di entrare nella storia di una vita. E perché poi Storie Maledette cos'è? È un percorso, il percorso di una vicenda che si conclude in generale con una persona che è non professionista del crimine, ma che a un certo punto della vita cade nel vuoto di una maledetta storia. Quindi il segreto di Storie Maledette è quello di, anzitutto, di fare tanto studio di... Pensate che per il caso di Aletrana, la storia di Sara Scanzi, per la tragedia di Sara Scanzi, la storia che ho costruito, veramente una narrazione, non è un'intervista di Berti Urs, praticamente per quella storia io ho studiato 10 anni fa, quindi Storie Maledette è anche molto intenso, che scorre attraverso un percorso che è umano, iniziale, culturale, anche ambientale, perché insomma le storie anche, diciamo, si nutrono anche dei modi con i quali si verificano queste storie. Quindi è la, forse è la complessità di questa storia, ma anche l'umanità, forse che c'è dentro questa storia, che la rende così accessibile. E la cosa che mi gratifica davvero tanto è che è seguita molto molto dai ragazzi, dai giovani. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che anzitutto che i giovani sono una forza meravigliosa e intelligente, e poi che se dai un prodotto per bene, io non posso dare io, i ragazzi non hanno bisogno del conoscimento, i ragazzi sono intelligenti, sono forti, sono quelli che poi, diciamo, anche a me personalmente danno la carica, i mio Sivers sono tutti ragazzi, insomma, quindi pensate che cosa sarà. Di che storie parlerà nelle prossime? Mai dirlo in anticipo, mai, perché, ma non per la questione anzitutto di serietà, poi sono napoletana, quindi scaramanti. Però quando torna ce lo può dire? Forse farò una puntata, diciamo, speciale abbastanza presto, e certamente no, perché sto a preparare queste storie, sono migliaia di pagine, io sono autore unico della trasmissione, una redazione meravigliosa che, diciamo, fa tante cose, insomma, non può esistere. Noi non esisteremmo se non avessimo una redazione alle spalle, però io sono autore unico, mi scrivo tutto, scrivo pure gli spot, insomma, quindi. E quindi praticamente ogni puntata richiede un grande impegno, un grande studio, insomma. D'altronde, come Storie Maledette adesso ha guadagnato 35 premi e questo vi lusinga molto, praticamente probabilmente sono riconoscimenti che vengono dati. Perché se uno lavora con serietà, forse questo è il mio. Ma una mia curiosità, come si fa ad affrontare determinate storie? Cioè io spesso vedo al telegiornale delle storie veramente terribili a volte, come si fa ad affrontarle con quel distacco e magari a volte con la giusta delicatezza per le persone che in realtà le hanno vissute proprio sulla loro pelle queste storie? Ecco, qual è la formula? Sai, tu hai usato determinati sostantivi che sono delicatezza anzitutto, serietà e poi molta attenzione anzitutto a una verità processuale alla quale io devo fare riferimento per forza, perché infatti io, insomma, che non faccio il pubblico ministero, faccio il giornalista, però ricordo e non contesto, perché il pubblico ministero contesta, io ricordo al mio interlocutore qual è stato il percorso che l'ha portato dietro quei cancelli della pena, insomma. Però anche, diciamo, il dovere mio è quello di capire che cosa, quali guasti si è verificato nella vita di questa persona per cambiare la traiettoria di questa vita. E quindi, insomma, voglio dire, bisogna farlo con grande
se mi passi competenza, nel senso competenza, per forza competenza. Evitando magari delle scenate come accadono in altre trasmissioni. Uno fa il suo lavoro proprio suo, insomma ce ne sono tante trasmissioni di così che parlano di mare, insomma, però tutto, tanto, mi viene spesso chiesto ma come mai il noir ti appassiona tanto? Perché nella, ecco, in queste delle storie del noir, chiamiamolo noir, nel giallo, insomma, scorrono tutte le grandi passioni umane, diciamo così, passioni che non sono solo la passione d'amore, sono rapporti genitori figli, rapporti di grandi vendette, tutto quello che è, diciamo, lo spettro dei sentimenti, l'anima umana scorre in vicende come quelle che tratto io storie maledette, ecco perché sostanzialmente possiamo anche parlare e possiamo anche noi, se non lo farei. Grazie mille, grazie a te, grazie.